intrecci di Ostia, molto complicati. Carlo Marsili. Andavano a chiedere i soldi a tutti i negozi, spazio, cura, erano i padroni di tutto. Siamo in via Antonio Forni, a fianco alla piazza di spaccio di via Sommergibile, e in questo preciso punto, il 22 novembre 2011, vengono ammazzati Baficchio e Francesco Antonini, i vertici del clan criminale egemone in questa zona del lungomare di Ostia. A commissionare quel duplice omicidio è stato Carmine Spada, detto Romoletto, il capo dei Sinti di Ostia. È l'inizio della scalata criminale del clan Spada. Personaggi così avere paura, cominciarono a dare fuoco ai toschi, cioè minacciandoli tutto quanto. Non c'erano solo gli Spada, ma c'erano anche Casciani, i Triassi, tra di loro si sono sparati per droga, per i chioschi, si contendevano, diciamo, l'economia di Ostia. Una situazione tale da portare nel 2016 allo scioglimento per mafia del municipio di Ostia, ma il cuore degli affari rimaneva altrove. Questa è Piazza Gasparri, il cuore del narcotraffico che per anni è rimasto nelle mani del clan Spada. Dall'altra parte della piazza, prima di essere arrestato, abitava Marco Esposito, detto Barboncino, una figura criminale che gli inquirenti ritengono essere il rappresentante dell'organizzazione criminale rivale agli Spada nel mercato del narcotraffico. Agli atti delle inchieste risultano gli scontri tra Marco Esposito e il clan Spada. Risulta anche un presunto debito, forse di droga, che Esposito avrebbe contratto con Diabolic. Ed è qui che si inserisce la figura di Fabrizio Piscitelli. Il 13 dicembre 2017 organizza un incontro a Grotta Ferrata con Salvatore Casamonica, il vertice dei Sinti nel Lazio, e con lui avrebbe siglato la pace criminale tra gli Spada e il gruppo di Esposito. Chi non ha mai parlato con la stampa ma potrebbe sapere come siano davvero andate le cose è proprio Marco Esposito. Lei era in contatto con Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic? Barboncino deve dare 50.000 euro a Diabolic, è vero che io do da 50.000 euro a Diabolic, ma la gente se tanto si riempie la bocca. A lei risulta una cena tra Diabolic e Salvatore Casamonica in cui è stata stabilita la famosa Pax di Ostia? Qual è la sua versione? Cioè che non c'è mai stato un... Niente, io c'entro niente, non ho fatto niente, non ci assorto da tutto. Però le carte processuali la indicano all'interno del gruppo criminale per lo spaccio nella zona di Piazza Gasparri qui a Ostia. Come adesso per dirti, mi hanno dato 5 anni e 3, per lasciare. E sono andato assorto sul sequestro di persone. Io sono un batticone libero. Sto picando di mia, non ho associazione, ne fanno apparire come una persona cattiva. Serviti, che non è tutto quello che dicono. Non è. Un'altra possibile strada per capire il legame tra Diabolic e Ostia è seguire le tracce di Kevin Di Napoli, il pugile che gli inquirenti ritengono essere uno dei riscossori dei crediti dovuti all'organizzazione di Diabolic. Ma scusi, suo figlio non le diceva, ho conosciuto Fabrizio Piscitelli, Diabolic? Sì, ma io infatti lo rimproveravo, glielo dicevo, da come mi spiegava mio figlio, avrà visto sì e no due volte. Io non lo so su sta storia, Kevin quanto è coinvolto, capito? Per me hanno fatto soltanto il nome suo, gente a punto, capito? Lui ci dica della parte, ma la parte di altri motivi, lui non andava a sparire pure, capito? I recuperi crediti, intende? Gli dicevano loro che ci mandiamo che è facile, ma lui non c'è mai andato. Oggi chi comanda Ostia? Oggi non comanda nessuno, comandano tutti, non ci sono ancora stabilizzate tante, però continuano a spacciare, continuano a fare quello che devono fare. Nessuno parla che c'è paura, c'è tensione.